Nel tempio milanese della scienza, il dialogo tutto spirituale tra un monaco buddista giapponese e un sacerdote cattolico. È un confronto tra cristianesimo e buddismo zen, oggi a Milano, portato a scoprire molti punti di contatto tra le due religioni. Vediamo. Il sorriso. Ogni giorno ciascuno costruisca il sorriso partendo da uno spirito puro, così si raggiunge la pace. E questa è la ricetta apparentemente semplice del monaco zen Noritake Siunan di Kyoto per arrivare alla pace. Argomento centrale dell'incontro che si è svolto oggi presso il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, dove si è discusso del dialogo fra mondi diversi ma anche delle somiglianze fra Vangelo e buddismo zen. A moderare l'incontro padre Luciano Mazzocchi, missionario per 20 anni in Giappone, fondatore ad Esio della comunità Vangelo e Zen. Lo zen, ecco, ti dice, sta lì, sta nell'attimo che vivi. Non smaniare, non agitarti, sta lì. E lì percepisci la comunione con il tutto. Percepisci che sei vero, perché in certi momenti della vita occorre proprio sentire quello che sentiva Gesù sulla croce per vivere il momento che si sta vivendo. Per cui io vedo e Cristo e Buddha servitori dell'uomo. Si deve vivere questa convivialità delle differenze, perché la differenza è ricchezza e ciascuno impara dall'altro. Chi è, secondo l'abate, il più grande nemico della pace oggi per gli uomini? L'individualismo, l'ego, la volontà di prevaricare gli altri, questi sono i nemici della pace.